Eccoci, buongiorno a tutti, siamo ancora insieme con una nuova puntata di Protagonisti e Territori, proprio il caso di dire che qui abbiamo con noi un gruppo di protagonisti della Sardegna, quindi il territorio è la Sardegna e come sapete, mi rivolgo appunto agli spettatori, questi i nostri interventi cercano di mettere al servizio dell'ascoltatore casi, progettazioni, successi o cose che potranno avere successo, quindi qui abbiamo qualcosa che ha già avuto successo e potrebbe averne di più per i motivi che capiremo fra brevissimo. Allora, intanto io presento le persone che sono con noi oggi, appunto il titolo del webinar è Insieme più forti, che è una classica, diciamo, frase fatta di chi si occupa di aggregazione, associazionismo, eccetera, e parleremo della storia del consorzio Centro Commerciale Naturale della Sardegna, che scopriremo ancora non c'è, ma sta per nascere, ed è figlio di una storia che verrà raccontata dal presidente del Centro Commerciale Naturale di Cagliari, Centro Storico, Gianluca Mureddu, a cui darò fra poco la parola, e che mi aiuterà a, diciamo, dialogare con altri presentatori. Gianni Esu, presidente del Centro Commerciale Naturale di Sant'Antiaco, detto anche Sulchi, Roberto Perseo, presidente del CCN, come si suol dire, Calassetta. Allora, carissimo Gianluca, intanto benvenuto a te, benvenuto a tutti gli amici. Grazie Maurizio. Ecco, la cosa che noi ci siamo conosciuti forse un anno e mezzo fa e non ci siamo più lasciati, e io sono rimasto conquistato da questa avventura del CCN. Confesso che la mia ignoranza era ampia e non sapevo cosa fosse il CCN, per cui può anche essere che chi ci sta ascoltando non sappia esattamente che cosa è un CCN. Gianluca, prima di entrare nella vostra specifica storia, ci vuoi spiegare per cortesia? Certo. Intanto buongiorno a tutti, tutti quelli che ci ascoltano. Diciamo che i CCN sono una evoluzione di una proposta europea che nasce a fine degli anni 90 per dare una mano nel rivitalizzare i centri storici urbani, cioè le aree commerciali dei territori. Ogni nazione ha dato un nome, ogni regione anche nella stessa Italia gli ha dato un altro nome. In Sardegna sono stati definiti CCN, centri commerciali naturali. Questi centri commerciali naturali li troviamo in tutti i territori e sono la bellezza dei centri commerciali naturali della Sardegna sta nel fatto che sono tutti diversi, perché sono l'espressione della somma dei valori di ogni territorio, che sono la ricchezza naturalistica, la ricchezza commerciale, ma soprattutto la storia, il DNA, il sangue, perché i CCN sono fatti di persone e dunque, insomma, il DNA che sta nel sangue, dunque poi va a creare una proposta completamente diversa. Questi sono un po' i CCN che poi ognuno di noi, grazie ai miei importantissimi colleghi, racconteranno. Allora, qual è stata, diciamo, chiarito che cos'è un CCN? Appunto, mi sono anch'io reso conto che ce ne sono in tutta Italia. Qual è lo specifico dei vostri tre CCN? E poi l'altra domanda che vi faccio è qual è l'avventura di mettere insieme? Mettere insieme è molto difficile. Noi italiani sappiamo che siamo un po' individualisti, abbiamo tanti difetti, ma abbiamo tanta ricchezza. Per cui è una sfida notevole che siano nati e che siano continuati. Ci vuoi raccontare, Gianluca, il tuo, poi magari ci aiuti anche a introdurre i CCN degli altri colleghi? Certo, come
come tutti sappiamo, le cose sono fatte dalle persone, dunque ci vuole soprattutto passione, amare il proprio territorio, amare la propria terra, amare il fatto di far parte di una evoluzione che crea una ricchezza, prima di tutto, che sta nel valorizzare l'identità di ogni territorio e poi la parte commerciale. Però c'è bisogno di grande partecipazione delle persone. Senza la partecipazione delle persone e la condivisione delle intelligenze, come si usa fare, è fondamentale. Parlo del mio CCN che nasce nel 2007 nel centro storico di Cagliari. Nasce perché c'era una mancanza di spazio, non c'era una proposta commerciale, siamo stati invasi dai centri commerciali artificiali, la città non è nata come una città turistica, dunque aveva bisogno anche di creare dei piccoli attrattori che potessero incamerare dei turisti, insomma, no? E dunque da qui ci siamo incontrati, abbiamo formato il centro commerciale naturale, è un insieme di alberghi, ristoranti, artigiani, piccoli commercianti, e insieme abbiamo dato inizio nel 2008, cito solo una parte che è fondamentale per noi, la pedonalizzazione del centro storico, cioè il CCN si è fatto garante civilmente, penalmente, di organizzare nel centro storico di Cagliari la pedonalizzazione nella sua totale esecuzione. Questo l'abbiamo gestito noi per 6 anni e in questo percorso di 6 anni abbiamo creato tutta una serie di iniziative particolari, mettendo in luce le caratteristiche della città sia per gli stessi cittadini sardi ma anche ai possibili turisti. E qui, insomma, poi oggi in tutto questo percorso siamo giustamente, e per quello che abbiamo fatto siamo, mi permetto di dire, un punto di riferimento anche a livello amministrativo per quando c'è da coordinare una proposta nuova della città, capito? E dunque, insomma, tutte queste cose qua. E poi, insomma, io ho già detto e poi darei la parola a Gianni e a Roberto, insomma, per poi dire, se tu vuoi, Maurizio, insomma, fare parlare loro. Ecco Gianni, allora, anche il vostro CCN del Sant'Iaco, ecco, è interessante sapere le storie, perché le storie sono fatte di lacrime e sangue, cioè le cose quando poi vanno non sono figlie, non sono binarie, non è che prima c'era un attimo dopo succede, ma quando si mettono insieme, ecco. Quindi ci vuoi raccontare, Gianni, un attimo la tua avventura, la vostra avventura, e anche, lo dico anche a Roberto così si prepara, quali sono i benefici, ipotizzando che ci siano stati, già sperimentati da chi ha aderito con coraggio a queste vostre iniziative? Sì, volentieri. Intanto ringrazio per essere qua, con rappresentante del Welcome to Sant'Antioco. Sant'Antioco è la quarta isola d'Italia nel sud-ovest della Sardegna, giusto per individuarci. E mi permetto di dare come quasi modello di quello che è il lavoro che abbiamo fatto noi in questi 3 anni, siamo abbastanza giovani, però come modello anche di un amministratore attento proprio, che sceglie il partner giusto, cioè che sceglie un CCN, perché mi permetto anche di dare questo valore aggiunto: noi abbiamo imprese, abbiamo attività commerciali, dobbiamo dare risposte che producono, abbiamo attività produttive, tutto il nostro piano, la nostra visione deve essere poi essenzialmente, deve produrre qualche cosa di tangibile, di chiaro, un riscontro anche percepibile immediatamente da tutto il territorio. Qui dicevo che appunto l'esempio è quello di un amministratore che ci sceglie qua
per lo sviluppo di tutta una visione strategica del territorio. Cominciamo appunto 3 anni fa, praticando quelle che sono le iniziative, quella che è la missione che i CCN hanno da, anche dalla Regione Sardegna, che finanzia i nostri progetti, più strettamente legati appunto alla rivitalizzazione del commercio, del tessuto produttivo, ma poi noi qua a Sant'Antioco ci allarghiamo, ho detto partner degli amministratori, in tutto un progetto di sviluppo che oggi è e abbraccia la destinazione turistica proprio dell'isola, dell'intera isola. Il piacere proprio è di aver calendarizzato in un'agenda in questi 3 anni e da qui a venire anche tutta una serie di iniziative con una visione precisa. La prima, tutto il riposizionamento anche tramite una serie di eventi che ci vedono partner continui per riposizionare tutta l'isola di Sant'Antioco anche nel gradimento turistico, e questa è un'azione che abbiamo già dei dati, le valutiamo già molto importante, riuscita. Oggi proprio siamo soggetti, operatori attivi con le nostre aziende associate, ma più in generale con tutti gli operatori del territorio, di quella che è la strategia turistica, di quella che è la messa in atto di un piano strategico partecipato per lo sviluppo turistico dell'isola. Che poi vede tra l'altro il grande argomento del turismo esperienziale, cioè noi siamo proprio chiamati a coordinare tutti quelli che sono gli operatori che formano il prodotto turistico di Sant'Antioco, e soprattutto sul versante esperienziale, per quello che ci fa ancora più piacere anche il contatto con te, con Maurizio Testa, con Artes, con tutto il progetto, perché poi c'è un fabbisogno di formazione continua per i nostri operatori, proprio per sviluppare al meglio quello che è un progetto che abbiamo in atto. E questo. Grazie Gianni, grazie. È comparsa ed è immediatamente sparita Giovanna Congiu, che adesso mi spiace, stavo per annunciarla, ma mentre la stavo per annunciare è sparita. Giovanna Congiu, che è presidente del CCN di Oliena, spero che possa rientrare perché aveva problemi di connessione. Una domanda Gianni veloce, proprio sintetica, qual è la tipologia, quanti sono intanto, anche a Gianluca mi sono dimenticato di chiedere, quanti sono gli aderenti al CCN e che tipologia avete di partecipanti? Noi siamo 120 oggi e abbiamo, posso dire, tutte le tipologie da agenzie viaggio, alberghi, ristoranti, guide turistiche, associazioni che fanno dei percorsi esperienziali, artigiani, commercianti, bar, pizzerie, insomma un po' tutto quello che si può pensare di trovare in un centro storico di un capoluogo come Cagliari. Ok, grazie. Sentiamo Gianni, poi passiamo la parola a Roberto. Sì, per Sant'Antioco gli associati sono oltre 80 e svariano anche qui tra tutti i comparti che possono essere interessati, dal commercio all'attività ricettiva, ma poi mi permetto anche di sottolineare, lo faccio con piacere, che l'azione va anche al di là di quella che è il semplice associato, cioè è proprio un'azione di rivitalizzazione di tutto il tessuto sociale qua. Per la nostra isola. Quindi l'azione che facciamo è veramente di ampio raggio, di molto più ampio raggio. C'è un po' di tutto, ma c'è anche il negozio al dettaglio, il bar, l'abbigliamento, che ci chiede un rinforzo di quella che è la visione turistica, perché chiaramente sviluppare in quel settore l'attività che possa attrarre il più possibile
visitatori qua a Sant'Antioco è utile per tutte le attività commerciali, per tutto il comparto produttivo. Quindi quella è proprio un'azione che ci hanno chiesto tutti gli associati. Ecco, in questi 3 anni, quindi voi siete di, rispetto al CCN di Cagliari, Centro Storico, mi sembra che siete di più recente aggregazione. Ecco, avete visto, avete già potuto sperimentare dei benefici, dei risultati? Cioè, allora, tutte le aggregazioni funzionano bene se i risultati non sono troppo lontani, perché altrimenti la gente si scoraggia e poi non partecipa. Ecco, com'è andata in questi 3 anni? Avete visto, avete numeri che possono dare soddisfazione? Per noi sicuramente. Maurizio, facciamo il discorso mettendoci dentro purtroppo un anno disgraziato, quindi non voglio dire... Però la pratica è... tutto quello che abbiamo fatto ha avuto un chiaro riscontro immediato, veramente. Dalla prime attività, che sono quelle sono state quelle di organizzazione continua, di calendarizzare tutta una serie di eventi che, come dicevo prima, riposizionavano Sant'Antioco come gradimento anche di un possibile visitatore. E questa è un'azione che è riuscita, perché abbiamo avuto numeri molto più interessanti in tutti gli eventi che abbiamo programmato, ma in generale poi nella stagione estiva, la stagione turistica vera e propria, che ci porta anche appunto, noi abbiamo un info point aperto per tutta la stagione estiva e quindi possiamo monitorare sia i numeri che con tutto il servizio messo in campo anche dall'amministrazione comunale riusciamo ad avere anno per anno, sia il gradimento, perché sul nostro info point poi sono i visitatori sono chiamati a esprimere anche un gradimento su quelle che sono, speriamo, le iniziative, le azioni e anche il modo di accogliere. Su questo abbiamo un riscontro importante, veramente importante, interessante, che ci spinge sempre più avanti, sempre a cercare innovazioni, sempre a provare di migliorarci continuamente. E questo, così come il riscontro lo abbiamo avuto anche in questi giorni, è importantissimo essere a Venezia, prima perché è un'azione in sinergia con altri CCN, e questo è proprio un piccolo territorio che sposa il progetto di Cagliari, che cerca di avvicinarsi il più possibile, di mettere in sinergia le proprie forze. Il riscontro c'è anche appunto in questi giorni, con il gradimento di tour operator che abbiamo contattato e che molto piacevolmente mettono un occhio su tutto il progetto, oltre che sul territorio. Quindi, benissimo, grazie mille Gianni. Do la parola a Roberto, che ci aprirà, diciamo, uno squarcio di vita. Da quanti anni esiste il vostro CCN, Roberto? E ci vuoi anche tu raccontare un po' le dinamiche, come è nato? Magari, adesso non lo so se ci sono anche difficoltà, se ci puoi raccontare anche le difficoltà che ci sono state. Io non le conosco al momento, ma sicuramente ce ne saranno state, perché appunto le cose chiedono sacrificio, lavoro e anche il superamento di ostacoli. Allora, raccontaci un po' del tuo. Buongiorno a tutti e grazie veramente di essere qui. Per me è una grossa emozione, lo dico veramente col cuore, perché intanto voglio dire, far parte del progetto Artes, aver conosciuto Maurizio è una cosa meravigliosa, e poi perché sto facendo un percorso insieme a dei compagni di viaggio fantastici. Io rappresento il CCN più giovane di questo gruppo, perché noi abbiamo compiuto un anno a giugno di quest'anno, quindi siamo veramente giovani, e il CCN è di Calasetta, che è un paesino di poco meno di 3.000 abitanti, quindi molto piccolo. Abbiamo 58 associati che spaziano dall'associazione degli albergatori, all'associazione dell'extra alberghiero, i ristoratori, i negozi di vicinato, gli artigiani, i market, i bar, insomma, naturalmente tutte le tipologie.
Quando abbiamo iniziato a pensare di creare questo gruppo d'insieme, l'abbiamo fatto veramente gettando il cuore davanti a tutti, perché li abbiamo convinti con le nostre emozioni, li abbiamo convinti con il nostro credere al progetto. E questo ha fatto sì che l'emozione venisse condivisa. L'emozione condivisa è una cosa che ha fatto nascere poi tutta una serie di interventi, di progetti, di cose belle, ma anche di, naturalmente, come dicevi tu, di dubbi, di qualche incertezza, di qualcuno che non se l'è sentita magari di iniziare ovviamente da subito come partecipante attivo, ma che poi si è lasciato prendere veramente dal percorso e dalle strade che stiamo comunque percorrendo, che sono strade che aiutano naturalmente i territori, perché è vero, come diceva Gianluca, noi abbiamo una specificità territoriale data dai nostri confini. Tieni presente, Maurizio, che noi stiamo in un'isola che è l'isola di Sant'Antioco e collaboriamo a stretto contatto con Gianni e con il Welcome to Sant'Antioco. Loro sono, se non ricordo male, uno dei primi insediamenti urbani in Europa. Noi abbiamo compiuto, come comunità, noi quest'anno abbiamo compiuto 250 anni, quindi siamo giovanissimi come comunità. E siamo una comunità di tabarchini, perché da noi si parla, dico ligure per semplificare, perché è un dialetto comunque minoritario, ma il dialetto tabarchino che si parla sia qui che a Carloforte. Tornando al CCN, certo ci sono stati dei percorsi che bisognava fare in salita, ma che, ripeto, hanno avuto un'attenzione particolare anche da coloro che ancora non ne facevano parte, ma che si sentivano comunque attratti. Oggi abbiamo praticamente l'88-90% delle attività produttive, commerciali, turistico dentro il nostro CCN. E naturalmente pensiamo di, e siamo estremamente convinti che per quanto ci riguarda come territorialità, l'aspetto del turismo esperienziale è la cosa che più ci avvicina e che più ci emoziona e che più e nella quale crediamo fortemente, perché pensiamo che in esso sia lo sviluppo turistico del nostro territorio, naturalmente. Cosa facciamo per i soci? Cerchiamo di aiutarli, e ci facciamo aiutare anche da loro, a crescere insieme, a condividere i progetti, le problematiche, ma anche le emozioni e i risultati. E questa è la cosa che ci rende comunque forti e che ci rende naturalmente tutti quanti coesi, pur evidentemente, come tutti quanti potete immaginare, con le difficoltà del momento, che sono le difficoltà legate naturalmente all'aspetto sanitario terribile che quest'anno ha massacrato tutti, che chiaramente si ripercuote anche economicamente, finanziariamente, in tutte le imprese che stanno maledettamente soffrendo, ecco, questa cosa. Una delle cose che mi sento di dire è che per il quale voglio veramente spezzare una lancia a favore di Gianluca, ci ha coinvolto in questo progetto, e siamo pronti, credo, finalmente per il balzo regionale. E questa è una cosa meravigliosa. L'hai detto tu, Maurizio, mettere insieme delle persone, mettersi insieme noi cinque è già stato non difficile, ma quasi. Figurati quando stiamo parlando di tutti i CCN regionali, con evidente, ognuno ha la propria identità, la propria voglia di in qualche modo, insomma, essere presente, essere visto. Però è un lavoro che abbiamo fatto, che ha fatto soprattutto Gianluca, ed è un progetto al quale stiamo lavorando, che ormai, insomma, io incrocio le dita, ma ormai ci dovremmo essere. Il balzo finale verso un CCN regionale credo che sia ormai prossimo.
Ecco, grazie, grazie mille Roberto della tua testimonianza. In bocca al lupo, visto che mi sembra aver capito che sei, diciamo, uno degli ultimi nati in questo in questa avventura dei CCN della Sardegna. Allora, se non ho capito male, il CCN quindi mette insieme appunto le varie attività commerciali del territorio. E se non ho capito male, ma correggetemi se ho capito male, già nascete con una forte motivazione turistica, anche perché in Sardegna il turismo è chiaramente molto molto importante. Allora, prima di fare qualche altra domanda e riflessione specifica sul turismo, che ho qualche domanda da fare, ma volevo sentire forse da Gianluca un po' allora questo, diciamo, salto di qualità che ci porta, di qualità, insomma, di livello, che ci porta, dopo aver messo insieme le realtà del territorio locale, a mettere insieme tutti i CCN della Sardegna. Ecco, volevo capire intanto il progetto come sta andando, quali sono i suoi obiettivi e anche i tempi, e quali sono i benefici che pensate di averne a livello regionale. Quindi se questo penso sia interessante, perché adesso intanto quanti siete, quanti sono i CCN della Sardegna che vorrebbero mettersi insieme, e qual è il piano, la strategia, qual è il piano, la visione che chi ha già tanta esperienza, mi pare che tra voi tre, Gianluca, il CCN di Cagliari è quello che ha maturato più anni di esperienza, quindi ne ha viste tante probabilmente. Ecco, quindi mettere insieme a livello regionale, intanto ci sono già esempi in altre regioni che hanno fatto, per cui si può imparare da loro, o siete tra i primi o i primi che lo fanno, e quali sono i metodi e i benefici che pensate di volerne tirar fuori. A te Gianluca. Grazie Maurizio. Volevo, se mi permetti, volevo fare da parte del CCN di Oliena, che è un bellissimo paese nella Barbagia, che purtroppo lei per motivi di lavoro si trova fuori sede e la linea non ce l'ha fatta, dunque si scusa vivamente, insomma, le dispiace tantissimo, dunque chiede scusa, ma insomma ci sarà, spero, un altro momento. Volevo precisare che intanto ringrazio, insomma, Roberto, Gianni, ma anche Giovanna, i CCN di Alghero, Sassari, Villasorro, Nuoro, Il Bono, Oliena, Carloforte e tanti altri, perché ripeto sempre, l'insieme, e dunque l'insieme delle persone è quello che fa la differenza. Noi, il nostro obiettivo nasce da un incontro che abbiamo fatto a Sant'Antioco, dove ci siamo ritrovati, e in questo primo convegno regionale dei CCN abbiamo notato che avevamo gli stessi obiettivi, le stesse speranze. Ti devo dire, io mi sono commosso, Maurizio. Ho avuto un momento di grande piacere nel commuovermi, perché se nelle persone non ci sono le emozioni, le passioni, le rivoluzioni, di qualsiasi livello si tratti, non si fanno, bellissimo, non arrivi a nessun risultato. E dunque lì noi insieme ci siamo ritrovati nel comunicare tra noi queste emozioni, e lì abbiamo capito che insieme potevamo fare qualcosa di nuovo per sia per la nostra ISVA, ma anche personalmente per ogni territorio, perché poi a cascata prendi tutto, no? E dunque da lì siamo partiti, abbiamo fatto poi un secondo incontro a Cagliari, e poi piano piano sino a creare noi il primo convegno regionale dei CCN fatto a Oristano, che fa parte del nostro gruppo. E lì ci siamo
confrontati proprio negli obiettivi e nelle strategie che poi dovremo utilizzare per poi formare questa rete di CCN. I CCN... Quanti CCN, diciamo, al momento stanno vedendo con interesse la possibilità di aggregarsi a livello regionale? Allora, i CCN in Sardegna in questo momento sono 50. Però non sono pochi. Molti CCN nascono anche per altri motivi, poi sta nella capacità di degli altri CCN che vogliono fare la rete regionale, che siamo una quindicina, ma stiamo parlando di tutti i capoluoghi, con una rappresentanza di più di 1000 imprese, dunque insomma non è una cosa semplice, e dobbiamo mettere sempre insieme 15 territori, perché poi stiamo parlando di Alghero, di Cagliari, Sant'Antioco, Carasetta, Oristano, Nuoro, Carloforte, Villasole, insomma tutti territori importanti in un'azione turistica e in una presenza identitaria come prodotto turistico. E dunque saremo una quindicina, cioè come ti ho già detto prima. La strategia è nel mettere insieme i vari valori dei CCN in una proposta comune. Questo per poi creare una offerta turistica, perché come hai già detto tu prima, per noi è fondamentale il turismo in Sardegna, e dunque creare delle offerte molto particolari, anche realizzando una proposta a costellazione con più territori. Il punto è, visto gli apprezzamenti che noi abbiamo avuto sia nella stessa nostra isola, ma anche per citare la Vites, la fiera, io sono molto contento di quello che stiamo ottenendo qua. Abbiamo avuto l'interesse concreto di 15 tour operator internazionali, okay, con cui abbiamo già fatto degli accordi, e vi faccio i complimenti anche per la parte tecnica, perché siete stati in questa fiera virtuale, che insomma, non è stato sicuramente semplice, ma siete stati, diciamo, molto bravi. E dunque, ecco, scusa se intervengo, sì, subito. Diciamo, noi di Artes stiamo organizzando tutti i webinar, gli incontri, queste trasmissioni. La parte organizzativa del workshop è la fiera, diciamo, il titolare della fiera è, certo, International Group di Padova, per cui complimenti, li giriamo subito a loro, perché non mi sembra neanche giusto che noi di Artes, per quanto ci diamo da fare tanto, ma ci prendiamo meriti che non sono nostri, ecco, quindi complimenti, e sono felice che tu mi dia questo riscontro, che tra l'altro non mi sorprende, perché apro un cameo. In generale, mi sembra che la formula della fiera virtuale, quando si ha a che fare con buyers internazionali, probabilmente funziona di più, cioè potrebbe funzionare di più con l'incontro virtuale, perché la gente sta a casa sua e incontri quelli, diciamo, che magari non verrebbero in Italia perché non c'hanno tempo, non c'hanno le possibilità, quindi la qualità potrebbe risentirne. Quindi sentire in questo momento da te che avete già avuto questi buoni contatti mi riempie di soddisfazione per voi, ma anche per l'esito della fiera. Ritorno la parola a te, quindi avanti tutta con ragionamento. Dunque, quello che però, anche perché nell'immagine della nostra presentazione alla Fiera di Venezia, sta proprio in una proposta comunitaria dei più territori. Infatti i nostri obiettivi sono creare dei pacchetti esperienziali, dunque mettendo dentro il valore della identità, che essendo molto diversa tra ogni CCN ha la possibilità di creare un'offerta molto interessante. Adesso il punto è che dobbiamo alzare la qualità, dobbiamo diventare dei professionisti come Artes e come voi, e dunque poi
prepararci per il prossimo anno a creare una proposta esperienziale utilizzando, per quello che mi riguarda, che io amo, ma tu lo sai da tempo, la metodologia Artes. Dunque, noi ci prepareremo e tenteremo con grande forza il coinvolgimento nella preparazione anche dei nostri associati, per poi essere pronti ad affrontare oggi il mondo complicatissimo del turismo. Hai detto molto bene, perché è un mondo molto complesso, è un mercato, siccome è il mercato della vita, no? Perché tu incontri gente da tutto il mondo che viene da te, potrebbe venire per stare sotto l'ombrellone in una bellissima, ma diciamo che allora gli mandano anche le Seychelles. Allora, se io però devo venire in Sardegna, devo avere qualche cosa anche in più. E l'altra cosa che poi non so chi di voi vuole rispondere è il tema fondamentale, penso, per la Sardegna, della destagionalizzazione. Cioè, nel momento in cui io riesco a costruire dei palinsesti esperienziali che sono certamente interessanti, validi anche per il momento, diciamo, di piena turistica, quando riprenderà la piena, quindi giugno, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, forse anche ottobre, ma il turismo esperienziale che può trasformarsi in incontri appunto con i produttori, quindi che può anche vivere non solo della spiaggia, dell'ombrellone, ma anche di interni, di esperienze. E devo dire, a beneficio di chi ci ascolta, che si stanno diffondendo sempre più tour operator che portano appunto in giro turisti esperienziali, la cui, diciamo, tipologia aumenta sempre di più, quindi piccoli gruppi di 10-14 persone di età, in questo caso, che può andare anche dai 40 ai 60 anni, anche di più, o gente che magari è benestante, o gente che ha tempo, perché poi il problema anche del tempo per fare le vacanze, e anche in periodi appunto non classicamente turistici. Ricordo che i cinesi, medio del mercato medio alto, la statistica ci racconta che fanno 6-7 viaggi all'anno. 6-7 viaggi all'anno sono tanti, di cui una metà li fanno, diciamo, in Asia, l'altra metà la fanno in giro per il mondo. Per cui poi l'esperienziale piace molto ai cinesi, insomma, si aprono una marea di opportunità, e la Sardegna potrebbe trovare, la Sardegna, per come la vedo, diciamo, semplificando, è un immenso parco non solo naturalistico, perché è meravigliosa, ma un parco, cioè, è fatta, è grande, ma è anche piccola, e si può girare, si può, quindi è un posto dove non solo il vacanziero dell'ombrellone, ma anche il viaggiatore che viaggia per incontrare le persone può trovare veramente delle soluzioni incredibili. Ecco, non so se volete, o Gianluca, qualcuno vuole aggiungere qualcosa su questo tema della destagionalizzazione, come la vedete. Ecco, l'altra cosa che mi sembra che va apprezzata tantissimo in tutto quello che avete detto è la forte interazione con l'amministrazione pubblica, perché voi rappresentate dei imprenditori, commercianti, artigiani che si mettono insieme e collaborano in modo sinergico con la cosa pubblica, che ha le risorse dal punto di vista proprio delle, come dire, come tutte le amministrazioni in Italia, per promuovere, per la prova commercializzazione del territorio. Ecco, non so chi vuole rispondere a questa mia domanda un po' generica sul tema della destagionalizzazione e anche della collaborazione con gli enti pubblici. Volevo brevemente, secondo me è doveroso che rispondiamo tutte e tre. Personalmente, allora, io, come tu hai già detto, noi abbiamo, per fortuna, abbiamo una buona collaborazione con la Regione Sardegna. Noi siamo qui grazie alla Regione Sardegna. Devo anche ringraziare l'amministrazione del capoluogo, cioè Cagliari, perché anche con loro siamo presenti in tutte le azioni, anche qui alla fiera portiamo varie proposte. E per quello che riguarda la destagionalizzazione, noi all'interno dei CCN, nel collegare una offerta turistica, noi abbiamo la possibilità di offrire una
vacanza fuori stagione, come hai già descritto tu nelle caratteristiche, perché cito senza togliere nulla, ma proprio perché non ci sono un territorio come il Bono, che ha un bosco a 700 metri, bellissimo, un sito che va dal pre-nuragico al nuragico in 50 metri e dista 15 minuti dal mare, con una grande forza enogastronomica, puoi ben capire che cosa potrebbe fare su una desta giornalizzazione. Questo, ma questo vale per noi, per Cagliari, che ha una grandissima storia sia sull'archeologia, sul cibo. Noi siamo già entrati con delle proposte proprio da fare tutto l'anno, ogni CCN ha fatto proprio questo. Dunque, noi insomma ci stiamo già preparando e abbiamo fatto già degli obiettivi. Sentiamo anche i colleghi, allora Gianni, se vuole commentare così a livello generale il suo pensiero su questi argomenti che abbiamo messo sul tavolo. Molto volentieri, molto volentieri. Intanto mi riallaccio subito, l'ho già detto, ma ancora per far capire quale può essere la forza proprio della rete costituita da CCN. Sì, siamo trascinati da una visione di Gianluca, che è artefice soprattutto di questa di questa rete. Noi siamo stati molto contenti a Sant'Antio, che abbiamo fatto il primo incontro, ma poi me lo ricordo l'emozione di Gianluca, quella che ci trasmette ogni volta quando ci si incontra. Poi io mi permetto di essere ancora più pratico, perché l'ho detto prima, e dobbiamo portare dei risultati, cioè dobbiamo far seguire delle azioni concrete, dei risultati concreti che possiamo incassare proprio come rete di CCN. Quindi questa qui è la forza, e questa è la forza, l'ho detto, nel mio territorio, ma è la forza per in generale di un amministratore che, ripeto, sceglie il partner giusto, perché quello che quando viene coinvolto ha proprio tutto l'interesse di produrre un risultato. E il concetto di destagionalizzazione, ben lo conosciamo, noi, ti ripeto, siamo proprio soggetti attuativi di quello che è un piano strategico per l'isola di Sant'Antioco, che ben evidenzia qual è l'importanza della destagionalizzazione. È chiaro, mi permetto ancora una cosa, ancora un ulteriore, credo, motivo, perché praticare sul turismo esperienziale, su questa grande definizione, per noi è anche una leva importante per la continua attenzione alle questioni ambientali, che sono di fondamentale importanza per un territorio, per la fragilità di un territorio che è un'isola come la nostra, ma poi più in generale potrebbe essere per tutta la Sardegna, un territorio che ha bisogno. E quindi praticare su queste tematiche per noi vuol dire anche andare a scoprire, riscoprire il territorio, metterci tutta l'attenzione e agganciarci anche a quelle che sono le questioni ambientali. Io ci aggiungo questo valore, perché per noi allarga ancora e nobilita molto di più il senso di tutto quello che si sta creando. Sicuramente tutto il tema appunto ambientale, dell'ecosostenibilità, la Sardegna ha delle possibilità infinite di dare cose incredibili. Ecco, ci stiamo avvicinando verso, diciamo, la chiusura del nostro intervento. Do la parola a Roberto, se vuole aggiungere qualche pensiero, in aggiunta a quanto è stato già detto, la sua in funzione di una sensibilità che mi sembra emerge non solo come aspetto, diciamo, imprenditoriale, che certamente siete imprenditori, ma sociale, valore comune, bene comune, passioni, persona al centro. Questa è una chiave di lettura fondamentale: la persona al centro farà la differenza. Quindi un'economia centrata non solo sul profitto, certamente bisogna anche guadagnare, se no non si vive, ma non è l'unico obiettivo. Noi la chiamiamo economia civile, cioè noi aderiamo a una formula di economia civile che mette al centro la persona. Mi sembra di sentire dalle vostre parole risuonare questa intenzione. Ecco, Roberto, cosa pensi un po' di questi ultimi argomenti, così andiamo a chiudere, poi darò una parola di chiusura a Gianluca e termineremo.
Potrei non aggiungere nulla, Maurizio, a quello che hai detto, perché hai esattamente detto le cose fondamentali. Aggiungo una parola, anzi due, emozioni e cuore, perché poi li devi fare col cuore, ci vogliono le emozioni. La destagionalizzazione è inutile che dica che è la sfida più grande anche per noi, perché la nostra piccola comunità di Calasetta ha bisogno proprio di destagionalizzare, perché non possiamo chiaramente avere il territorio colmo di turisti, fortunatamente. Nel periodo che va purtroppo limitato ad agosto, ma bisogna assolutamente aprire da maggio fino ad ottobre, questo è fondamentale. E la sfida è proprio quella, capito? Ed è una sfida che noi abbiamo intrapreso e che facciamo, da come hai potuto giustamente notare tu, la facciamo col cuore, trasmettendo emozioni e cercando soprattutto di condividerle insieme, di aiutarci insieme, di percorrere delle strade insieme. Quello che abbiamo fatto noi per il momento nel piccolo è quello che trasmettiamo poi a tutti i nostri territori. Bellissimo. Grazie, perché sta cosa che dici, adesso la rigiro su Gianluca, il livello, diciamo, di organizzazione che avete, che vi consente di avere il radicamento nel territorio e la passione, riusciremo a mantenere questi valori anche nel consorzio o nell'aggregazione regionale? E Gianluca, in due parole, così poi chiudiamo perché siamo già fuori, leggermente fuori tempo, qual è il piano di lavoro per la costituzione di questo consorzio Sardegna? Cioè, parliamo fra un anno o parliamo fra un mese? E quali sono, diciamo, il piano di lavoro per, immagino, attrezzare anche un'offerta che sia integrata e più che integrata, coordinata a livello Sardegna? Allora, volevo dire questo, che le parole che ha detto Roberto, cuore, passione, emozioni, il centro qui sono le persone, è un valore primario che noi metteremo sempre per la creazione della rete dei CCN, perché le persone fanno la differenza, sono le persone che fanno i cambiamenti, non i contenuti o le cose, quello viene dopo, ma sono le persone che possono fare delle piccole rivoluzioni, e noi metteremo come valore primario queste cose qua. Poi c'è chiaramente la parte che deve essere quella commerciale, e allora noi pensiamo di chiudere la rete dei CCN a gennaio, faremo di tutto perché a gennaio, insomma, sia chiusa. Non è stato semplice per tanti motivi, però pensiamo che a gennaio si possa chiudere. Una delle prime strategie è dare la consapevolezza, che già molti hanno, della forza del proprio territorio come valore nel poter creare un attrattore per sé e mettendoli insieme per tutti quanti, e dunque per la stessa isola. E poi creare una strategia di qualità, un'offerta di qualità, utilizzando la metodologia che tu sai che noi amiamo, che è quella dello story living, quella che voi fate, cioè i maestri siete voi, e dunque andremo a creare tutte quelle situazioni che ci permettono di creare questa proposta. Questo è un obiettivo che ci mettiamo per l'anno prossimo. E poi, insomma, quando la consapevolezza è sempre più ampia, sarà la stessa cosa per il tipo di prodotto che si offrirà. Insomma, questo è tanto. Allora, grazie Gianluca di questa sintesi, diciamo, finale. Avrei voluto aprire a domande e risposte, a parte che siamo sforati un pochettino, per cui adesso dobbiamo chiudere, ma ho anche un problema tecnico che non, per qualche motivo il portale non mi fa cedere le domande, per cui
chiedo scusa a chi tra i vari diciamo uditori, il pubblico magari ha fatto delle domande, spero che le possiamo leggere in un secondo momento, casomai daremo risposte puntuali con l'aiuto di Gianluca, di Gianni e di Roberto. Possiamo solo dire che salutiamo Giovanna, che non potuta essere presente diciamo di persona per problemi proprio tecnici, ecco, con il suo CCN di Oliena, e a nome diciamo della BITES, a nome di Artes e di tutto il progetto con cui speriamo appunto di poter collaborare anche con voi in Sardegna, eccetera, io vi faccio tanti, tantissimi auguri di mantenere sempre alto questo valore della passione, dell'emozione, del rispetto della persona. Questo fa superare ostacoli infiniti, infiniti, perché è una cultura che è una cultura, adesso capitemi bene, della gratuità, dove non vuol dire gratis, vuol dire che prima io ho un intento di dare prima di prendere. Questo intento cambia le sorti delle attività umane, perché altrimenti se tutti vogliono prendere nessuno prende chiaramente, quindi bisogna anche dare. Allora, per dare bisogna avere questa intenzione. Questa, mi sembra di cogliere dalla vostra testimonianza, una grande forza. Questa forza farà camminare. Per cui grazie allora a Gianni, grazie a Roberto, grazie a Giovanna e grazie a tutti voi. In bocca al lupo. Grazie, grazie Maurizio. Saluto a tutti quanti gli uditori, rimando al prossimo incontro, il prossimo webinar, che sarà tenuto da Maurizio Testa, che è sottoscritto, sul tema del club di prodotto. Per cui oggi è, diciamo, la giornata di oggi, il 25 di novembre, è dedicata proprio alle formule di aggregazione, quindi CCN è una formula di aggregazione che abbiamo sentito, è stato veramente interessante e importante. Prima abbiamo parlato in un altro momento all'inizio della giornata di franchising, di agenzie, consulenti di viaggio. Alle 12.30 parleremo di club di prodotto, che tra l'altro potrebbe essere anche una delle soluzioni per il CCN, perché apre a sua volta tutta una serie di opportunità. Quindi il tema è fare rete, ma anche fare rete di reti. Esatto. Questo moltiplica economie di scala, moltiplica le opportunità. Grazie ancora, allora speriamo di rivederci prossimamente con il CCN della Sardegna costituito. Grazie. E fare uno speciale protagonista territori sul CCN della Sardegna. Arrivederci. Grazie, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie, grazie, grazie.